Buongiorno ragazze, buon lunedì di merda. Mia sorella è sempre, c'ha il viso come una rosa. Cosa hai fatto? Appassita. Cosa hai fatto? Che skincare stai utilizzando? Dici il segreto. Ma quale skincare? Guarda come sto ridotta. No, non è vero, stai bene, meglio di me. Qua c'è Filippo, che è tipo orsetto, perché cioè fa freddo, quindi io l'ho coperto. Poi io ho rubato un maglione a mia sorella perché io mi vesto leggera per farla splendida, e poi c'ho freddo e quindi gli rubo i maglioni. Poi qui c'è il mio amore che sta facendo anche da babysitter, cugin sitter. Vero? Oh, guardate Isabella, così si vede proprio, l'hai fatta accucciare. Comunque niente, stiamo per pranzare, io ho una fame allucinante, oggi abbiamo fatto le 3. Come sempre, nel senso che non facciamo mai un orario normale. Vero? Poi, vero Filippo, vero? Vero? Che stai a cercare? No, ragazzi, sono in pandan. Comunque questa costruzione l'ho fatta Valerio, vero? Che c'è, paura che fugge? Ma non credi? Benjamin. Che mi coprono e non mi si vede il sorriso. Benjamin. No. Che oggi c'è anche le scarpe. Guarda che piade che c'è proprio un ognomo, guarda che piade. Un po' è tutto calzino, non c'è sta qua tutto questo piede, guarda. Eccolo il piede. Vero Vale? Non c'è sta neanche tutto sto gran piede dentro. Ciao. Brava mamma, stai sveglia con loro così poi stanotte dormi. Ragazzi, guardate, sono andata a prendere Auri. Tra l'altro, guardate che bel pantalone, faglielo un po' vedere, tipo cugino di campagna. YMCA. Fa un po' così. Ma che bella principessa. Aurora stava cantando la ninna nanna al fratellino che dorme. Purello gli si è abbassato il cappello, ora si sta un po' svegliando. Ninna. Qui c'è Claudio che è tornato al lavoro dopo 10 giorni. Mamma mia. Guardate, si vede dalla non faccia. Sarei potuto tornare. Ma pure dalla mia, oggi sono stata dall'avvocato per le cose insomma di papà. E la faccia è questa. Il risultato è questo. Comunque la vita in 4, ragazze. Per ora è meno faticosa di quanto pensavo. Ecco, ho parlato. Perché stavo per dire che lui mangia e dorme. Però poverino c'ha le coliche e quindi si sveglia con tutta la pancia dura, fa le puzzettine e poi ridorme. Aurora è gelosa a tratti. Comunque devo sistemare tutto perché ieri, come sapete, è venuta Ivana e Fabrizio. E quindi io ho la torta, dei pannolini, tutta da sistemare. Comunque con i pannolini e le salviette di mia sorella stiamo a posto per un po' con i pannolini. Anche se devo dire la verità, Aurora ne cambia 3 al giorno, lui tipo 8. Comunque vi faccio vedere che nel frattempo sono andata al Conad e ho comprato gli stick di Speck, gli yogurt per Aurora, questi qua con Smarties e banana. Poi ho preso una pasta sfoglia, questa qua che è tipo proteica, così la può mangiare anche Claudio. Poi io ho preso stasera il petto di pollo al forno, sempre per Claudio ho preso questo macinato che dovrebbe essere solo scottona, tra l'altro ci sta scritto anche allevato senza antibiotici, e poi da fare al volo dei cordon bleu. E basta, questa è stata la mini spesa al volo perché in realtà dovremmo farla. Guardate quanto è bravo lui nella Next to Me a fare i ninni. Invece mia figlia sta in giro per casa. Io praticamente sono rimasta qui con i cartoni. Spingeteli che io sono, spingeteli. Filippo, ci trasferiamo da un'altra parte, io te a fare i ninni. Buongiorno, che mangi tu do, l'ovetto? Tutti mi chiedono, ma non dormi? Ma si vede? Guardate chi c'è qua. Ciao. Sta nella fase REM, quella che deve capire se dormi o rimane sveglio. No, ha capito che deve dormire. Ha capito che deve dormire. E certo, invece la mamma si prende il cappuccino col danese, eh? Schiuma di drago.
ragazzi, allora sono tornata a casa in realtà da diverse ore, solo che praticamente diluviava, quindi mi sono impegnata a pulire velocemente il giardino, a far entrare i cani, li ho tutti asciugati, insomma, perché ha cominciato a diluviare all'improvviso, anche i panni stavano tutti fuori e li ho dovuti portare dentro, rifare la lavatrice, ne ho stesa un'altra sempre dentro. Dietro di me ci sta Kira, non so se si vede, dov'è? Kira! Eccola. E niente, ne ho stesa un'altra molto alla cavolo, tipo così della serie vi prego panni asciugatevi. E poi qui c'è il mio amore, vero? Che l'ho cambiato, c'è scritto My Little King, perché lui è il mio piccolo re, il mio piccolo principe, c'è anche un po' di singhiozzo. Perché ha appena mangiato e lui è vorace. E c'ho il singhiozzo, vero? E poi c'ho questo orecchio a parabola per prendere meglio la voce della mamma, è vero? Glielo diciamo che hai fatto il monello tutta la notte? Chi è che ha fatto il monello tutta la notte? Io, mamma. Bravo, ha alzato la mano! Sì, amore, sei stato tu a fare il monello, che non hai dormito, è vero? E non stai dormendo neanche stamattina, è vero? Si è arrabbiato con mamma perché dice queste cose alle ragazze, eh? Gli dice la verità alle ragazze, Se lo fai un sorrisino di quelli belli che fai tu, Quando la mamma ti conta la ninna nonna. Comunque mi sono anche data una truccata, poi ho dovuto fonare i capelli perché con l'acqua praticamente sono diventati steppa e quindi li ho dovuti un po' fonare, ma sono rimasti steppa. Comunque ho fatto questo trucco molto luminoso, molto carino, mi devo solo truccare le labbra perché se riesco stamattina vorrei girarvi un video, se riesco però. Comunque ieri ho ordinato Nidina e il latte liquido. Perché appunto partiamo e me lo voglio portare, perché non si sa mai, se non riesco ad allattare qualsiasi cosa, almeno lo porto, e questo è appunto l'uno. Poi ragazze, volevo farvi vedere dei regali che mi avete fatto della lista nascita. Una è una cosa che volevo tantissimo, è un bagno olio addolcente per pelli sensibili e delicate, questo qua di questa linea che io ho comprato spesso in farmacia, mi trovo benissimo e lo adoro. Questo è olio di albicocca, camomilla, macadamia per le pelli sensibili e delicate. Ci hanno detto anche all'ospedale, sia questo dove ho partorito questa volta sia quello dell'altro anno, di 2 anni fa, che appunto ai bambini piace tantissimo i massaggi, queste cose, quindi questo olio è perfetto. Diluire il prodotto nell'acqua tiepida per il bagnetto con una mano, vabbè, favorendo insomma la schiuma bianca. Si può anche spalmare con un dolce massaggio sulla cute dei piccolo per poi immergerlo in acqua tiepida, ideale fin dai primi giorni, è fantastica questa linea, è di Elan, ripeto, lo trovate su Amazon in farmacia. E questo regalo ce l'ha fatto Zappettini Anna Rita, ciao tesoro, a Filippo un piccolo pensiero ma con grande affetto, un mondo di bene da una vostra follower. Ti ringrazio davvero di cuore. L'altro regalo ce l'ha fatto Serena. Serena ci ha scritto: tantissimi auguri per l'arrivo di Filippo, bimbo bello, sarai stanchissimo, adesso goditi tua mamma, tuo papà e la piccola sorellina Aurora, vi abbraccio forte forte da Serena Mura. Grazie Sere, un bacione, sì, finalmente siamo tutti a casa e niente, sono contenta di provare questa nuova routine. Comunque allora ci ha regalato una cosa utilissima, è un panda che fa da organizzatore, vedete, di giochi per la doccia. Aurora è piena, questo si può sia appendere, vedete, sia con questi ganci, ed è carinissimo perché appunto organizza i giochi nella doccia o nella vasca, e di conseguenza insomma per chi come me ha 2 bimbi è utilissimo, perché tra palline, sirene, giochi vari, almeno si tengono più organizzate. Scusate questi tagli, questa luce un po' così, è da tanto che non vlogo, quindi ormai sto perdendo tipo l'abitudine. Ho pure recuperato le puntate di Uomini e Donne e niente, dai, mo se riesco mi metto un attimo a pulire casa,
là devo lavare i piatti, sempre Filippo permettendo, e poi se riesco registro. Allora ragazzi, Filippo si è addormentato, sono riuscita a registrare il video e l'ho anche editato, un po' meno a fare le cose di casa, nel senso che ho pulito solo il bagno, per il resto non ho fatto altro, però insomma va bene così. Adesso comunque l'ho editato il video, quindi comunque qualcosa ho concluso, voglio infatti approfittarne che dorme per editarne un altro, perché comunque le cosine, anche tipo pulizie, cucinare, così riesco a farle anche che lui è sveglio. Mi sono sparata 3000 confetti, infatti c'ho la lingua blu, che erano i confetti per la festa di Filippo che non abbiamo più fatto. Come avete visto, ci siamo visti solo con Ivana, Fabrizio e mia sorella, perché comunque col fatto che dobbiamo partire, io so l'ansia ragazze, sono un po' diventata mammina protettiva, mammina pancina, chiamatemi come vi pare, però il fatto di averlo avuto ricoverato in patologia, così c'ho l'ansia, e quindi meno persone vi faccio vedere meglio è, nel senso che comunque già esco per portare Aurea al nido e tutto quanto. Boh, non lo so, finché non partiamo e poi torniamo, io ho l'ansia che succeda qualcosa là, e quindi cioè, vi dico solo che io neanche volevo partire, solo che giustamente Claudio ha detto perdiamo più di 1000 euro per il viaggio, ha detto cioè comunque alle brutte sono 2 ore di aereo, cioè uno torna indietro, ma anche lì gli ospedali sono buoni, qualsiasi cosa succede corna facendo, per cui insomma mi ha un po' tranquillizzato. Poi ragazzi, vi dico proprio la verità, io quest'anno sono zero voglia. Vivrei tipo dentro casa come una meba, come un, non lo so, una persona che tipo vive la sua vita così, senza obiettivi, senza nulla, nel breve periodo, no? Ovviamente, cioè vivo la giornata così come viene, senza organizzarmi, senza progetti, cosa che non è da me, perché io sono una che deve avere la giornata super impegnata, deve avere progetti, deve avere idee da realizzare. Anche per esempio i vlogmas quest'anno non ci stanno, vi carico comunque video per tenervi compagnia e per tenermi compagnia, ma che vlogmas ho fatto, ho visto tutti i canali, decoriamo, facciamo, io non c'ho proprio voglia, ho perso papà, ho avuto la gravidanza a rischio, ho avuto lui ricoverato, devo cambiare casa, ragazzi, cioè veramente è stato un anno veramente duro e difficile, quest'anno di rivoluzioni tutte negative. Poi l'unica bella cosa è la nascita di mio figlio, che però è diventato un incubo con il fatto che non ho vissuto un po' sparto, io ho molti umori, no? Vado in alto, poi in basso, piango, come tutti i postparto, però col fatto che non l'ho ancora realizzato, lo sto realizzando adesso che sono sola e non mi posso sfogare, cosa che invece con Auri è stato diverso, perché comunque c'era Claudio a casa, mi aiutava eccetera eccetera, invece Claudio purtroppo i giorni se li è dovuti prendere, ovviamente per quando stavamo in ospedale, adesso è tornato a lavorare, pensate, gli hanno messo da lavorare ovviamente per recuperare tutti questi giorni, perché lui Porello, cioè tra la gravidanza e il rischio che ho fatto che si è preso un mese, poi si è preso l'aspettativa di Aurora, poi si è preso l'aspettativa di Filippo eccetera eccetera, praticamente cioè, ha finito tutto, e quindi l'hanno messa a lavorare, pensate anche alla vigilia, a Santo Stefano, insomma lo stanno poi giustamente sfruttando per dare le pause anche agli altri che l'hanno sostituito in questo periodo, e che ci sta tutto, però ovviamente capite bene che lavora a Vigilia e Santo Stefano, sta cercando di prendere un cambio eccetera eccetera, però non sappiamo se lo farà e tutto quanto, magari lavora all'Immacolata, non lo so, vediamo un attimo, comunque magari lavora a Capodanno, non lo so, vediamo un attimo, alla Befana. Però in generale comunque diciamo che non è un periodo felice, col fatto che poi lui lavora anche a Natale, io proprio non ho voglia di festeggiare, di fare, e quindi vi ho detto non volevo neanche partire, è lui che mi ha convinto, ha detto dai andiamo, partiamo, ci distraiamo, abbiamo bisogno di questa vacanza, tuo padre non vorrebbe vederti triste, vorrebbe vederti che torni da questa vacanza ricca di vissuto, di emozioni, insomma tuo padre ti ha sempre voluto vedere vivere, e poi niente, mi ha ricordato comunque com'era mio padre, che appena avevano un weekend ci portavano sempre in giro, ci portavano a vivere nuove esperienze, ha detto cioè lui vorrebbe che tu fai la stessa cosa con i tuoi figli, quindi lo so che non ti va, però vivi per lui, e quindi niente, mi ha convinto in questo modo a partire, ma non riesco
oggettivamente a vivere questo Natale come l'ho sempre vissuto. Io sono una di quelle persone che per me dal 1° novembre, cioè finito Halloween, che è anche una festa che adoro, subito partivo col Natale, cioè il 1° novembre, diciamo la prima domenica dai di novembre, il primo sabato decoravo casa con l'albero per tenerlo il più possibile fino a poi alla Befana che lo levavo. Adesso siamo a dicembre inoltrato, praticamente tra un po' è Natale e io non ho manco una decorazione, non ho l'albero, non ho niente dentro casa che riporti a Natale, perché per me quest'anno non è Natale, ci stanno dei vicini e quindi chi la baia, e quindi niente, cioè sono proprio demoralizzata. L'unica cosa appunto è del viaggio che dico, siccome andiamo a Strasburgo, che è per antonomasia la città del Natale, almeno Aurora vivrà un Natale più felice di quello che si prospetta per colpa mia. Purtroppo non posso impormi di essere felice, non posso impormi di voler festeggiare per forza. Volevo prepararvi anche l'effetto, no? Non so se conoscete la storia degli elfi per i bambini, che è molto carina. Viene quest'elfo a fare i dispetti come se fosse, diciamo, il calendario dell'avvento. Ogni giorno fa un dispettuccio in attesa del Natale, però veramente non c'ho fantasia, quest'anno salta, lo farò l'anno prossimo. Così come sono saltate tante cose, non so se fargli fare l'albero, giusto per i regali forse da fargli trovare, ma non lo so ragazzi, anche tipo Claudio, no? Di solito per Aurora mi ha riempito di gioielli, mi ha fatto il bracciale personalizzato, la collana, col fatto che abbiamo vissuto questo postparto veramente orribile, anche lui che è uno che fa sempre pensieri, regali, mi corteggia, non c'ho proprio fantasie di nessun tipo, infatti gli ho detto prendiamolo occasione per questa vacanza per non pensare ai soldi, perché cioè dobbiamo fare le ristrutturazioni dell'altro appartamento, quindi proprio stiamo sotto un treno economicamente. Io ho detto non pensiamo a niente, tutti i soldi comunque che abbiamo messo da parte un po' li usiamo per ristrutturare, per comprare le cose di casa, l'altra parte per il viaggio, rimaniamo con zero, non importa, ricominceremo a mettere da parte come abbiamo sempre fatto, e non ci spaventa questa cosa. Però ecco, da che io sono una che tipo dice no, non spendere, dobbiamo sempre aumentare di più il conto, aumentare anche, che ne so, solo 300 euro di differenza in più rispetto al mese scorso, per me il conto deve stare sempre di più, no? Anche 100 euro, non è che detta così pare tipo che so Bill Gates, ma magari no, anche 50 euro in più, ma non deve mai stare sotto al mese precedente. Ecco, adesso invece non mi frega niente, so che dobbiamo svuotarlo, che partiremo veramente con 1000 euro e basta da parte, però chi se ne frega, la vita è una, dobbiamo fare queste ristrutturazioni, dobbiamo andare in viaggio, basta, viviamo, perché non ho vissuto per 2 mesi da quando è morto papà e sono stanca di stare male, sono stanca di stare giù, e quindi niente, per la vacanza vivrò il Natale, ma a casa no. Comunque tra un po' si sveglia, quindi io vado, e non ho pranzato oggi perché mi sono mangiata 2 waffle di Prozis, poi un sacco di cereali, un altro cappuccino, ragazzi, sto a fa schifo. Quindi non pranzo, anche se sarebbe più salutare pranzare piuttosto che mangiare cioccolata, ma appunto questo mio umore basso mi fa avere voglia di cioccolata e poco cibo. Non so se per tutte è così, comunque ci aggiorniamo dopo. Ragazzi, allora mi sono lavata i capelli, ho sentito Claudio che sta andando a prendere Auri. Stasera mi farò una bella doccia, così c'è Claudio che mi tiene il piccolo, che tra l'altro si sta per svegliare e lo devo allattare. Scusate se mi tocco i capelli, ma vedendomi mi viene tipo istintivo. Ho sentito anche l'operaio, alle 5 dobbiamo andare all'altra casa per vedere i lavori. Qua una caramella, e che ci deve fare il preventivo di quanto costano mettere, diciamo, i tubi di gas e elettricità in tutte le stanze, perché è da fare l'impianto. Quindi vediamo un attimo il preventivo e poi vi farò sapere se dobbiamo mangiare pane e acqua per un po'. E ci aggiorniamo tra poco. Chi c'è? La mia principessa! Ciao, cappuccetto rosso! Sono io! Aurora, mi dai un bacio? Ma mi sei mancata! E il fratellino? Fratellino, dai! Dorme, dagli un bacino sulla testolina! Ciao sorellina, buongiorno!
sta andando a cercare il ciuccio, vi rendete conto? Sono abbandonato per un ciuccio. Belli 2 anni, eh? Fratellino! Mamma l'ha portato via il fratellino. Guarda, guarda nella culla se c'è. C'è? No? E qua nel sacco nanna c'è? No. Mamma l'ha riportato all'ospedale, sei felice? Vai a catellino! Guarda un po' chi ce l'ha. Eccolo! Dagli un bacetto. Ce l'aveva papà. Vuole un bacetto, fratellino. Ma allora gli vuoi bene al fratellino? Oh. Lo sai che oggi Aurora ha fatto la casella di Babbo Natale al nido? Sì, mi ha fatto vedere che c'era Babbo Natale Aurora. Eh sì. 2 Babbo Natali ci sono. Mo deve scrivere la lettera. Non leviamo il giubbottino? Ragazze, dagli operai alla cena. Claudio ha fatto un rosso. Mamma con mia. Macinato formaggio. Macinato di scottona magro, il rustico è di proteico, di come si chiama? La Milk Pro. Milk Pro. E poi c'è un po' di formaggio. Un bel assaggio. Secondo me è buono, Claudio dice no. Vabbè, è buono, però non è alla vista molto invitante, però è buono. L'ho assaggiato pure io, buono. Traversina del fratellino, auguri di buon Natale. Claudio sta a fare il testamento, vedete? Allora scrivi, amor che nulla amato, mar perdona. Ragazzi, scherzi a parte, stavo facendo la lista dei materiali. Praticamente è venuto quello della ditta a farci il preventivo, cioè che domani verrà anche l'idraulico per vedere l'appartamento e ci faranno il preventivo di tutto. Comunque, ciao amore, grazie. Sì. Sì, ma lo metto in frigo mamma. Comunque, a parte questo, quindi non ho notizie né positive né negative da darvi, anche se in realtà vedendo e sentendo un po' quello che ha detto, il preventivo non è proprio economico. Comunque mi è arrivato finalmente il pacco di Prozis, questa è della collaborazione, quindi non ho pagato niente di tutto questo, ci tengo a specificarlo perché sono sempre onestissima. Allora, per passare a mia figlia, e se vede, ho preso questo qua che sono i brownie zero. Parliamo di brownie con all'interno gocce di cioccolata, con pochi zuccheri aggiunti, e praticamente hanno tipo la stevia, e dice che questo è per persone atletiche o persone che vanno sempre di corsa. Non li ho mai provati questi della linea zero, ma il brownie che vi avevo fatto vedere nello scorso, insomma nei vlog precedenti, erano buonissimi perché rimangono proprio morbidi tipo i brownie, e questi all'interno ce ne sono 8. Poi ho comprato, cioè ho preso un'offerta al volo che c'era il 3x2, quindi ne ho approfittato. Infatti sono appunto 6. Ho preso dei burger vegani, questo che è con la soia e la carota, e questo invece è col seitan, e sono appunto 3 con il seitan e 3 con la soia. Li ho presi siccome molto spesso rimango da sola col bimbo perché Claudio lavora, da farmene uno a pranzo al volo. E questo c'è scritto che non ha, non è OGM, è vegano, non ha zuccheri aggiunti. Ah, ecco, questo è burger chickpea, che ha all'interno patate dolci e zucca. Scusate, ne ho presi 3, allora sono 3 diversi, sì. Questi sono 2 con la soia, 2 con il seitan, eccoli qua, e 2 con le patate dolci. Questi non vedo l'ora di provarli, sono quelli che mi ispirano di più perché io adoro le patate dolci e zucca. Poi ho preso, questi non mancano mai, sempre la granola con la quale io ci faccio colazione, ormai non mi dilungo, la vedete spesso, questa è con cioccolato e nocciole, buonissima. Poi sempre altra cosa che ultimamente ho preso spesso sono i zero choconuts, questi qua, che sarebbero praticamente tipo M&M's, cioccolato con appunto arachidi. Io li prendo come snack, uno al giorno, per togliermi lo sfizio, cioè no, uno al giorno, nel senso
che ne mangio massimo uno al giorno, per lo sweet del cioccolato, magari tipo dopo il caffè, insomma così. Poi sempre una cosa che vedete spesso sono i waffle, questi qua, io ci faccio o colazione o merenda o spuntino, insomma decidete voi, ne mangio uno al giorno, decidete voi, nel senso che va bene tutto, e sono praticamente incartati singolarmente, quindi li potete portare anche con merendine, come merendine per i vostri figli in giro, tipo mo che partiremo in aereo li porterò, insomma sono molto pratiche. Una ce ne sono 6 e io calcolate che lo scorso mese se ne ho prese 4 e ci ho fatto tutto il mese, perché io alterno alle colazioni, queste sono le mie due preferite. Poi ho voluto provare questo, che è appunto il burro d'arachidi con cioccolato, dice che è appunto vellutato, perché c'è anche quello che è scrocchierello, non mi viene, comunque questo Claudio tanto lo proverà subito, quindi mamma mia, sa di burro d'arachidi con un retrogusto di cioccolato, sicuramente sarà buonissimo. E poi questo mese ho voluto provare dei prodotti un po' diversi, io comunque vi lascio il link giù nell'info box, questi li vediamo comunque nei vari vlog e vi dirò come sono. Allora, tra l'altro secondo me è carino anche fare il panino in questo modo. Ho voluto provare, vi sto dicendo, dei prodotti un po' diversi, infatti mi sono presa questo che è il bruciatore, è bellissimo, mi piace tantissimo, di Prozis, costava se non erro 20 euro, ce ne sono diversi, e l'ho voluto prendere perché mi ispirava tantissimo, a parte esteticamente e tutto quanto, è bellissimo, ma in generale perché ho letto recensioni positive, è così, mi piace un sacco, loggato Prozis, e vabbè, si accende, si carica con il cavetto USB e praticamente dentro ci mettete l'olio. Io ho comprato 2 oli essenziali, allora uno che è al bergamotto, che è una fragranza ragazzi che mi piace un sacco, e l'altro è alla lavanda, questo qua, vi dico la verità, questo mi è arrivato rotto, l'ho segnalato e vi scriverò in sovraimpressione se me lo rimandano, insomma come si comportano, perché può succedere a tutti. In realtà è arrivato stappato, infatti ha frascicato un pochino dentro, ma alla fine essendo profumoso non dà fastidio, però insomma io è vero che ho speso il buono, però immagino che chi compra insomma gli roda un pochino, calcolate sta a metà tipo, e quindi vi dirò com'è il servizio sotto questo punto di vista, ma sicuramente credo si comporteranno benissimo come hanno sempre dimostrato. E poi praticamente ho ordinato un prodotto che mi ispirava tantissimo, voglio ordinare anche i loro integratori, ma sto aspettando perché ho visto che la maggior parte purtroppo non li posso prendere in allattamento per i capelli. Comunque ho preso uno shampoo anticaduta che mi ispirava un sacco, a parte il packaging è bellissimo, eccolo qua. Questo costa 11 euro, ma ho letto che ne serve pochissimo. Questo è ringiovanente, energizzante, formula attiva, e non vedo l'ora di provarlo, ragazzi, vi dico la verità. Io sono piena. Mamma mia, è buonissimo, sembra gel. Anche la consistenza, non so se lo vedete, ma è molto corposa. Infatti ho letto che ne serviva veramente poco e nonostante appunto il prezzo, che è tipo di 11 euro, veniva consigliato appositamente perché ne serve proprio poco. Vi farò sapere, insomma, comunque come mi ci trovo. E l'ultimo prodotto che ho preso di beauty, e poi vi saluto e ci vediamo direttamente domani, è un prodotto per il corpo ed è uno scrub. Questo qui stava intorno agli 8 euro, sono 340 ml ed è uno scrub per il corpo aromatizzato al cocco. E anche questo lo apro perché lo metterò in doccia e non vedo l'ora di provarlo. Domani mi laverò apposta. Allora ragazzi, eccolo, è buonissima la fragranza. C'è tipo troppo di cocco ed ha questi granuli super duri. E niente, fatemi sapere voi di Prozis, insomma, cosa comprate, cosa non comprate, se acquistate cose insomma un po' diverse dal cibo, eccetera eccetera, sono curiosissima. Se vi va, ci vediamo domani con una nuova giornata, vi mando un bacio, un abbraccio e a domani.